Ragazzi TikTok, salutate, dite ciao, siete sul video di YouTube, siamo in 12 su TikTok, mi chiamo Peppo 893, sto facendo una live su TikTok, salutate, ciao, ciao. In realtà questa non è una chiusura del video, ma è l'inizio del video, cioè vi sto dicendo che questo video qua è il primo video dei vlogmas, ma in realtà non sono dei vlogmas, ma sono dei daily vlog che cercherò di fare per questo periodo natalizio. Non lo so, non garantisco che riesca a portare un video al giorno, perché ho 17 guardie, quindi è una cosa da impazzire, ma ci proviamo. Fatemi sapere se questa idea dei vlogmas vi può piacere con un commento qua sotto. Come sempre, like e commento perché quelli aiutano sempre. E iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social, come vedete anche TikTok molto attivo. Non ci vediamo in chiacchiere, via con questo video. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me in ospedale. Oggi giornata pienissima, 12 ore, perché la mattina sarò in realtà dovevo essere in reparto, ma andrò in sala operatoria a coprire il turno di una collega, quindi mi toccherà forse pure lavarmi l'operatorio ad una decenza di sutura, nulla di troppo eccessivo, ma devono venire dei plastici, quindi vabbè. E poi farò l'auto, cioè farò tutte le cose, pomeriggio devo andare pure in pronto soccorso, quindi mi pensate che giornata full che devo fare. Ovviamente vi porterò con me, non sto utilizzando il grandangolo, che sarebbe la cosa figa del live, utilizzare il grandangolo solo per un semplice motivo, perché fa schifo le immagini, cioè non riesco, guardate, faccio vedere come sono le immagini in grandangolo, cioè danno una grana particolare, fatemi sapere se vedete in grandangolo, normale, vabbè, o continuo in grandangolo, perché mi fa cambiare immagini. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like perché mi vedo tantissimo. E seguitemi su Instagram e su TikTok perché su Instagram, quando sono in sala operatoria, vi faccio vedere un sacco di cose in diretta, live proprio in diretta. Live no, perché mi cacciano, però qualche immagine, qualche cosa figa in sala operatoria ve la faccio vedere come l'altra volta. Comunque, una volta quando facevo gli smonto notte andavo sempre da Jerome a prendere la colazione, ma adesso non si può più. Come vedete, io cammino sempre, sempre a piedi. Ogni giorno vi faccio quella mezz'ora di camminata, 27 minuti esatto, se vogliamo essere precisi, e pignoli a piedi, 2 km e 4 km circa. Mi piace camminare, mi piace tenermi in movimento. Come dico sempre, la vita è una scelta. Arrivi in ritardo, sì, è vero, però cammino e quindi niente, vabbè, sto tirando in mezzo alla strada, sono assurdo. Prima paziente è arrivata, stanno facendo la spinale, quindi l'anestesia ed è un K ovaio. Io non mi lavo a questo intervento. Ben notare, sto andando a fare un istologico perché quell'intervento quell'intervento che abbiamo fatto prima, che stanno ancora facendo, vogliono avere una diagnosi di certezza per, ma io non proprio di certezza, ma comunque molto molto attendibile. Sull'istologico si fa un esame che si chiama estemporaneo, quindi si prende il pezzo operatorio, lo si porta in anatomia patologica, i quali mediante, non fanno proprio la normale preparazione, ma lo congelano sostanzialmente, vedono quale può essere l'istologico del tumore, e quindi questo è molto importante in pazienti oncologici perché può cambiare, o meglio deve cambiare, quello che è il tipo di intervento, cioè se è una patologia più aggressiva bisogna fare un intervento più radicale, mentre se è una patologia un po' più easy, tra virgolette, si può fare una cosa più semplice. Vabbè, questa è la sostanza un po' catenata del mio patologico. Sapete qual è la cosa bella? Che stanno in giro a maniche corte, yeah! Allora raga, estemporanea è finita, molto probabilmente sinoma cellule chiare, quindi proprio diciamo che non è il massimo della vita perché è un tumore raro dell'ovaio e rarissimo, ovviamente a livello del rene, però è veramente brutto.
Ma vediamo un po', abbiamo comunicato al professore, vediamo un po' come cambiare l'intervento. Dunque, il primo intervento è finito e adesso dobbiamo aspettare per il secondo, perché appunto la discesa di una sutura, quindi i plastici, un po' di cose interessanti, ecco. Perché mi mette a fuoco sto tipo? Non lo so, comunque stiamo aspettando l'altra paziente per i prossimi interventi. Allora, sono qui, mi devo lavare, mi inizia l'intervento, quindi ci vedremo a fine intervento. Allora, mi sono dovuto slavare perché ho dovuto chiamare i chirurghi generali, come vedete, perché l'intervento è assurdo. Mi disorno. Vi aggiorno, in pratica abbiamo chiamato pure i chirurghi generali perché devono fare una sorta di super pulizia particolare, mi faranno una cosa con una tecnica molto molto particolare. Quindi vi interrogerò su questo intervento, nel frattempo vi vado a mangiare perché è un momento di pausa, in attesa che arriva praticamente un tecnico che deve mettere un macchinario particolare. Intervento figo. Allora, ragazzi, finito quell'intervento super wow. In realtà poi a mio intento chirurghi generali, come detto, hanno messo un particolare sistema in aspirazione per stimolare i tessuti di degranulazione e quindi di conseguenza permettere una migliore rigenerazione del tessuto per poi rioperarla nuovamente. Quindi è stata una cosa momentanea. Quindi vi faccio vedere l'immagine finale di questo addome che è veramente molto molto figo. È assurdo, è durato 4 ore, no? È assurdo, pesantissimo. Adesso poso l'acqua. E vado in accettazione, perché tutto ciò era in accettazione, è che c'è appunto un ricovero di una paziente oncologica. Allora, sentite malissimo perché sono in ascensore. Ho appena fatto il ricovero di una paziente oncologica, vi ho detto che ha avuto purtroppo un carcinoma dell'ovaio, quindi purtroppo la situazione mostra la chemioterapia al posto intervento, l'adiuvante, con i PAP inibitori, mi pare, quindi una terapia molto pesante, infatti c'è un po' di astenia ed anemia. Mi voglio ricoverare per attenzionarlo. Ma vado in reparto a dare una mano alle mie simpatiche, simpatiche colleghe. Ciao, sarai su YouTube. Dunque, ero sopra il reparto, mi ha chiamato il pronto soccorso per un caso simpatico, nel senso una paziente di 7 mesi, 27-28 settimane, che dice che è caduta, un controllo, sicuramente, speriamo che non ci sia nulla ovviamente, quindi andiamo a vedere, facciamo sicuramente una visita, una biometria. E un tracciato per vedere che sia tutto a posto. Meeting aggiornati. Dunque, ho finito quasi di vedere la paziente attaccata al tracciato, ma è tutto nella norma del tracciato. Ho fatto praticamente una visita, 30 settimane, era caduta la sedia, nulla di troppo eccessivo. Tutto nella norma, quindi ho fatto la visita, negativo, ho fatto la cervicometria per sicurezza, per essere sicuro che il collo sia lungo e corretto, tutto a posto, e la biometria corrispondente. Sostanzialmente si è presa di paura, è normale, ci sta. Voi donne gravide che guardate questi video lo sapete, siete un po' ansiose, però tutto nella norma al momento. Mo finisci di fare il tracciato, se è tutto a posto, va dimessa. Ok, quindi quella paziente è tutta a posto, l'ho mandata a casa perché stava benissimo. Normale, vi preoccupate molto spesso, però vabbè. Adesso andiamo in reparto a dare una mano se necessario. Ovviamente mi hanno chiamato per un altro ricovero. Questo qua in teoria dovrebbe essere un ricovero. La paziente ha 39 settimane, un pregresso da iatrogenico. Quindi sicuramente la visiterò, farò un'ecografia e la ricoverò. Allora, questa l'ho ricoverata ovviamente ed sto facendo il giro alle 9 di sera, lì giro. Vabbè, vediamo. Bene, appena arrivato a casa mi sono dimenticato di dirvelo perché ho chiamato i miei genitori e quindi mi sono dimenticato. Però vabbè, niente. Ma adesso mi cambio, ce ne andiamo insieme e poi chiudiamo questa giornata. Ebbene sì, alle 23:52 io ho finito di allenarmi, fare la doccia, adesso come sentite c'è il polletto che si cucina. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, come sempre lasciate un bel like, un commento qua sotto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, seguitemi su TikTok, Instagram e noi ci vediamo in un prossimo. Ciao!